Oggi diventerò un paleontologo. Lui sarà il mio maestro, il professore. E questo è il laboratorio in cui lavoreremo per scavare le ossa e i fossili dei dinosauri sottoterra, per fare delle ricerche in modo da poterli far tornare in vita. Guardate, queste sono le ossa di un triceratopo. E queste sono tutte quante le caverne dove si trovano le ossa dei dinosauri o gli smeraldi. Il mio compito sarà quello di creare tutto quanto lo scheletro del dinosauro per poi farlo tornare in vita con delle massime tecnologie. Anche se queste cose non vanno mai bene, però vabbè. Beh, diciamo che se i film ci insegnano qualcosa è quello di non far tornare in vita i dinosauri. Andiamo, Jurassic Park l'hanno guardato tutti, forza. E non è finita molto bene per i protagonisti. Allora, qui abbiamo un negozio fantastico in cui possiamo comprare dei macchinari per scavare ancora più velocemente tutte le ossa dei dinosauri. Ciao! Oh, mi hai regalato 10 smeraldi, grazie. Quindi con questi smeraldi posso comprare dei potenziamenti essenzialmente. Ok, non male, anche la TNT secondo me ci sta. Però al momento li voglio conservare. Iniziamo ad andare verso la caverna per prendere i fossili dei dinosauri, che figata. Mamma mia ragazzi, non vedo l'ora di avere il mio dinosauro personale. Ciao, seguimi, ok. Ti chiamerò Bob. Quindi qua abbiamo tanti smeraldi che li possiamo spendere nel negozio appunto. E dove sono le ossa di dinosauro? Non ne vedo neanche una. Oh, ecco, è questo? Ok. Mi ha dato il piccone, che piccone è? Indistruttibilità 3, riparazione e efficienza, non male. Quindi io adesso devo scavare. Wow, con che velocità lo sto scavando, scusa. Ok, devo scavare l'osso del dinosauro in modo da ricreare la sua struttura, il suo scheletro. E poi gli scienziati cercheranno in qualche modo di farlo tornare in vita. Fighissimo, però mi sa che devo scavarlo proprio tutto, tutto, tutto. E quindi ci sono dei pezzi nascosti. Sì, infatti, vedi? Sarebbe comodo avere l'X-ray tipo. Ok, abbiamo quasi finito. Intanto mi prendo pure gli smeraldi già che ci sono. Grazie, grazie, sì, 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 mi servono. Ci deve essere qualche altro ossicino nascosto che non sto vedendo. Ah, eccolo! Ok, l'ho preso tutto! Abbiamo scoperto il triceratopo. Anzi, parte del triceratopo, soltanto il busto. Ok, quindi adesso devo andare in giro per la caverna a cercare delle altre ossa. E con queste ossa completeremo i vari dinosauri. Ma che figata, ragazzi! Non vedo l'ora di far tornare in vita qualche dinosauro e di poterlo cavalcare. Ok, allora, questo che cos'è? È sempre triceratopo? Non è detto, perché magari sto scoprendo un altro tipo di dinosauro. Che figo. Io da bambino dicevo che volevo fare il paleontologo, poi vabbè, figurati. Era una di quelle cose che dicono i bambini, tipo, ah, voglio fare l'astronauta. Poi soltanto uno su un miliardo effettivamente lo fa. Allora, questo è un dinosauro sicuramente gigante. Cioè, guardate quante ossa sto scavando. Oh mio Dio, questo è un T-Rex palese. Cioè, è troppo grande. E sicuramente ce ne sono ancora delle altre nascoste all'interno della pietra. Quindi sarebbe comodo avere della TNT per poter far esplodere tutto e scavare meglio le ossa. Mamma mia che figo. Ok, prendi questo, prendi questo. Chissà che punto sono della ricerca. L'avrò fatto già un buon 60-70% di questo dinosauro, no? Ma poi come fa ad essere così veloce questo piccone? Ragazzi, è una scheggia. Altro che il piccone dell'infinito. Questo è il piccone migliore di Minecraft. Ok, molto bene. Credo di aver quasi finito, giusto? Manca poco ormai, no? Oh santo cielo, ma quanto è gigante. Godzilla. Abbiamo trovato Godzilla su Minecraft probabilmente. Guarda ancora. E mica abbiamo finito. No dai, è impossibile, ce ne sono ancora che non le sto trovando. Guarda quante. Si nascondono sottoterra, non è un lavoro facile questo. Oh, era un Charonosauro. Non so cosa sia, ma ho scoperto soltanto il busto. Ma scherzi? No, 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 qua ci servono le maniere forti. Facciamo dei soldi così da comprare le trivelle. TNT, molto, molto bene. Dobbiamo radere al suolo questa miniera. Non posso utilizzare soltanto un piccone. Sono troppo nabbo col piccone. Sì, sì, lo vedo che ci sono le ossa qua, però voglio concentrarmi sui soldi, sugli smeraldi. Così sarà più facile scavare. Facciamo un bel investimento. Tu sei mia adesso, grazie. C'ho 29 smeraldi. Se non sbaglio i macchinari costavano più di 100. Mi devo dare da fare. Mi devo dare da fare. Voglio la trivella. Ma la TNT poi come l'accendo? Scusa, non ho mica l'accendino. Vabbè, lo scopriremo dopo. Che ti stai facendo il bagno tu? Stai bighellonando? Ah, ecco l'accendino. Non c'è tempo da perdere, ragazzi. I dinosauri devono tornare in vita. Che figata che sarebbe anche nella vita reale far tornare in vita i dinosauri. Ovviamente i dinosauri buoni, cioè se riusciamo in qualche modo ad addomesticarli, altrimenti no. È molto soddisfacente e rilassante scavare in questa miniera. Allora, che dite? Iniziamo a utilizzare un pochettino di questa TNT? Mazza, sono pieno di smeraldi. Bene, molto bene. Guarda quanti! Ok, vediamo se riesco a trovare qualche altro osso di dinosauro. Voi ne vedete? Scusami, signore, ma tu cosa stai facendo qua? Se riesci a scavare abbastanza
profondità dentro un muro ci sarà probabilmente un fossile. Ah, me lo dici così? Anche se non vedo le ossa, molto probabilmente c'è. Ed eccolo, infatti, aveva ragione. Ok, iniziamo a utilizzare un po' di TNT. Tecnicamente dovrebbe essere più facile trovare in questo modo le ossa, no? No, sarà un pochettino come trovare la nederite. Qua, questo non si scava, il che significa che siamo arrivati quasi alla bedrock. Ok, esplodi. Tappatevi le orecchie! Molto bene, ragazzi. I lavori stanno andando alla grande. Esplodi, esplodi, fantastico. Tutto questo è un dinosauro? Sì, ciao. Ho bisogno di un boom molto più forte. Doppia TNT, ne mettiamo una qua, una qua, una qua. Ok, ora ci siamo. Non vedo l'ora di far tornare in vita il mio primo dinosauro. Ok, l'ho preso tutto. Il pacile... Sì, vabbè, non ci provo neanche, guarda, a leggere il nome di sto dinosauro, era impossibile. Ok, quindi siccome qua ho preso tutte quante le ossa, c'è scritto, c'è un cartello che dice che è finito il lavoro in quella parte là. Bene, vediamo di trovare degli altri dinosaurini. Ora trovo qualche coscia di pollo di bella faccia. Ecco qua, facciamo esplodere anche questo. Dall'interno, direi, piazziamo un bel po' di TNT così, ok. Uno qua, no, mi sono bloccato, maledizione, muoio! Ok, visto che ho così tanti soldi, tra non molto vado a comprare un macchinario. No, qua serve la TNT. Ci sono troppi blocchi nascosti. Anche qua, secondo me, sì. E anche qua. Guarda quante ossa. Oh, erano giganti sti dinosauri. Credo che questo sia l'ultimo, giusto? No? Ce ne sono ancora? Dove? Avrei bisogno di altra TNT. Ecco qua, ok, preso. Oh, ma che cavolo, dove si nascondono le ultime ossa, ragazzi? Non riesco a trovarle. No, vabbè, guarda dov'era, maledetto. Non ci posso credere. Oh mio Dio, erano le ossa di un Tyrannosaurus Rex. Il T-Rex, fighissimo. Bene, direi che visto che adesso abbiamo così tanti soldi, ne prendo giusto un altro po' e poi mi compro un macchinario. Ok, torniamo al laboratorio. Che cosa posso comprarmi con tutti questi smeraldi? Ah, posso comprarmi una piccola trivella. Certo, comprata. Quindi è mia? La prendo e vado così? Molto molto bene. Con questo sarà un gioco da ragazzi trovare le ossa dei dinosauri. Bob, fammi passare, grazie. Se guarda... No, vabbè. Guardate con che facilità scavo. Grazie. Ho bisogno di smeraldi, li prendo tutti volentieri, grazie. Oh, vedo delle ossa lì. Saranno mie. State a guardare. Bom, 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 bom. Scaviamo tutta quanta la miniera, così poi sarà un gioco da ragazzi prendere questi fossili. Devo fare piazza pulita di tutti quanti i blocchi. Ok, parcheggiamo sto mostro e iniziamo a scavare tutte quante le ossa. No, vabbè, così è troppo facile. Prendi tutto, mi raccomando, non lasciarne neanche uno indietro. Molto bene, abbiamo trovato un altro pezzo del tirannosauro. Tra non molto lo avremo tutto quanto completo e potremo farlo tornare in vita. Allora, proviamo a scavare dei buchi a caso, vediamo se troviamo delle altre ossa. Qui secondo me c'è qualcosa. Si nasconde qualcosa qua dietro? Sì, lo sapevo, lo sapevo. Dimmi che è una gamba del tirannosauro, ti prego. Ok, scaviamo tutto. Sì, sembrerebbe una gamba. Cioè, una zampa. Tutto, tutto, tutto dobbiamo scavare. Benissimo. È troppo soddisfacente, ragazzi. Adoro questa mappa. Tutto qua? Ah, era un velociraptor. Una zampetta del velociraptor. Altre ossa. Scava, scava, scava. Tra non molto ci daranno una promozione e potremo comprare un macchinario più forte. Chissà che fossile è questo. Prendi, prendi, prendi tutto. Sembra grande. Potrebbe essere del T-Rex e magari in questo modo lo completiamo al 100%. Sembra tipo la testa di un T-Rex. No! Mi sa che era il Ah sì, la testa del velociraptor. Testa e gamba. Quindi il T-Rex per me è da quella parte. Dobbiamo continuare a scavare di là. Sì sì, perché sicuramente si è fossilizzato tutto nello stesso punto. Mica troppo lontano. Vediamo qua dentro. Nessuna traccia del T-Rex fino ad ora qua. Però ci sono dei bauli con la TNT. Non male. Ok, siamo sulla buona strada. Ho preso tutto. E di nuovo il Pacific Celos. Vabbè, quello lì. L'abbiamo completato? No, mancano ancora due zampe. Oh, cosa vedono i miei occhi? Allora, facciamo breccia un attimo. Rompiamo questa parete che quasi nasconde un dinosauro. Questo deve essere un bel bestione. E infatti è lo stegosauro. Oh mio Dio, l'ho completato? Ho completato il primo scheletro, quello di uno stegosauro. Ok, quindi adesso devo tornare al laboratorio e lo possiamo far tornare in vita? Andiamo, 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 sono curiosissimo. Forza, prof, facciamo tornare in vita il dinosauro. È lui? Ok, quindi cliccando questo pulsante queste ossa si trasformeranno in un vero dinosauro. Wow, 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 wow. Che figo.
Bellissimo! Ma prof, non possiamo entrare là dentro? Cos'è? Ci mangia? Wow, ragazzi, ne è valsa la pena! Dove mi sta portando? Ecco qua l'habitat dello stegosauro. Al T-Rex manca soltanto la testa. Quindi questo è il parco in cui i dinosauri veri staranno? E qua c'è lo stegosauro. Posso entrare? Oh, ho aperto la gabbia, ragazzi. Sto per entrare all'interno della gabbia di un dinosauro. Ciao! Sai che ti ho fatto tornare in vita proprio io? Tu sei erbivoro, quindi non mi mangerai. Oh mio Dio, lo posso cavalcare. Guardate quanta vita ha, che figo! Devo andare immediatamente alla ricerca di un T-Rex. Mi serve soltanto la testa. Non appena troviamo il cranio, lo possiamo fare tornare in vita. E ne abbiamo completato un altro. Questa volta è un triceratopo. Vai! Risorgi dalle ceneri, dalle ossa. Dov'è, dov'è? Voglio vederlo. Si sta ancora creando. Oh, aspetta. È perché ne ho sbloccati due nello stesso momento. Ed eccoli qua tutti e due. Che figata il triceratopo. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Sinceramente mi sono divertito tantissimo. E adesso ci troviamo in mezzo alla natura. Potremmo trovare dinosauri dappertutto. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!